Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere tre metodi per andare a utilizzare il tracciamento in modo efficace e migliorare i nostri video. Per chi non lo sapesse, il tracciamento è una funzionalità che in Filmora permette di seguire dei soggetti attraverso gli algoritmi di AI e di applicare diversi effetti oppure realizzare. Andiamo a vedere in particolare queste tre soluzioni utili per andare a incrementare un po' la creatività nei nostri video. Quindi diamo un'occhiata a questi elementi. Mi raccomando, cominciate a lasciare un commento qua sotto e a mettere un mi piace per supportare il nostro canale. Continuiamo. La stabilizzazione con il blocco dell'inquadratura. Dunque, per creare questo effetto di stabilizzazione con il blocco del soggetto al centro, utilizzeremo un escamotage. Quindi, andiamo ad importare la clip del nostro soggetto che corre. Successivamente andremo a inserire il testo. Possiamo inserire una clip di testo qualsiasi perché ci serve solo come referenza per l'inquadratura. Quindi vado a aumentare la durata della mia clip di testo per tutta la durata che desidero del video oppure anche meno e vado a cambiarne il carattere. Vado a inserire una X. Mi servirà una X che sia appunto una referenza per quello che sarà poi il tracciamento manuale che eseguiremo. Vado anche a aumentare il carattere, quindi inserirò 62. Ora questa X io dovrò portarla al centro dell'immagine, la seleziono e la trascino così fino a che non compaiono queste righe verticali e orizzontali che indicano che l'abbiamo posizionata al centro dell'immagine e posso andare anche a utilizzare appunto lo strumento di zone di sicurezza e di righello per regolarle correttamente. Per adesso a noi va bene così, quindi la seconda operazione che andiamo ad eseguire è selezionare la clip del corridore. In questo caso andremo a tracciare lo sguardo, il volto del corridore come movimento di camera. Per farlo andiamo a zoomare leggermente, anzi neanche tanto leggermente, con la clip del corridore selezionata e a posizionare il volto. Mi raccomando, il cursore di riproduzione deve essere al primo fotogramma di tutta la pista. Ok, andiamo a zoomare e a posizionare l'inquadratura fino a che la X non risulterà al centro del volto del nostro soggetto. Ora potrebbe succedere che andremo a ritagliare parte della clip e quindi compariranno i bordi neri. Per evitare questo, qualora dovesse succedere, selezioniamo la X e andiamo a spostarla leggermente più su in modo che ci permetta di zoomare di meno. In questo caso non è successo, quindi torniamo sulla clip del nostro corridore. Con la clip selezionata andiamo ad aggiungere un fotogramma chiave al primo fotogramma di tutto il video. Abbiamo detto a Filmora che in questo caso dobbiamo stare fermi in questo punto. Adesso vado a premere su avanti tre volte e mi sposto di tre fotogrammi. 1, 2, 3. Vado a inserire un altro fotogramma chiave per la posizione e sposterò nuovamente la X al centro dello sguardo del mio soggetto. Più o meno, Questa operazione la ripeto più e più volte, fino a che non sarà terminata la clip o la scena in cui vogliamo mantenere lo sguardo del soggetto al centro. Adesso velocizzerò. Una volta terminato il tracciamento, ora io non l'ho fatto tutto, ma comunque i primi secondi sì, vado a disattivare l'opzione che rende visibile la nostra X, in modo da poter visualizzare l'effetto finale, che sarà questo. Come possiamo vedere, abbiamo fatto sì che il centro dell'inquadratura fosse sempre dominato dallo sguardo del nostro soggetto. Vediamo invece come tracciare gli oggetti e gli elementi. Dunque, in questo caso prendiamo questa clip dove c'è un signore che sta giocando a basket e lancia la palla. Ora, quello che andrò a fare è selezionare la clip e utilizzare lo strumento di tracciamento che troviamo all'interno della barra dei menu. Utilizzando monitoraggio di movimento comparirà questo riquadro. Ora noi questo riquadro dovremmo andare a selezionarlo perfettamente con la punta del mouse perché venga fuori il riquadro tratteggiato. Cercherò di ingrandirvi l'interfaccia in modo che si possa vedere leggermente meglio. Adesso vado a spostare con il punto di ancoraggio centrale il mio riquadro e vado a diminuire la grandezza in modo che sia più preciso possibile il tracciamento. Questo lavoro va fatto con il cursore all'inizio del video. Chiaramente, se ci saranno degli elementi che andranno a disturbare il tracciamento verrà perso.
Una volta selezionato con cura il soggetto da tracciare, andiamo a cliccare su questo pulsante a destra. Vedete che il riquadro adesso segue proprio i movimenti del pallone. In questo caso vado a utilizzare una clip con una luna su schermo verde, quindi vado innanzitutto a utilizzare il chroma key per rimuovere lo sfondo verde, seleziono la mia clip, vado a trasformarla andando a rimpicciolirla, utilizzerò il click sulla clip del signore che gioca a basket e poi successivamente andrò a impostare un collegamento con la clip della luna. Quindi selezionerò Moon, che è il nome della clip in timeline, e questo sarà il risultato. E questo è quanto. Infine dilettiamoci un po' con l'ancoraggio di un testo dietro al soggetto, cosa che può essere eseguita solo in alcune situazioni in base al tipo di ripresa che ci troviamo davanti. Comunque diamo un'occhiata. Ora utilizzeremo l'opzione di tracciamento appunto per il testo, ma in modo che sia in qualche modo tridimensionale. Quindi lo metteremo dietro al soggetto. Per farlo utilizzo questa clip in cui un soggetto mi cammina in orizzontale, così è più facile da lavorare. Ora la prima cosa che dobbiamo andare a fare, ovviamente il cursore lo portiamo all'inizio della clip, andiamo ad aggiungere un testo con il menu dei testi, per esempio questo, che è almeno ben visibile, e lo trasciniamo sopra la nostra clip andando ad allungarlo. Questa volta il testo lo utilizzeremo veramente. Quello che però dovremo fare è prendere in considerazione una parte della nostra inquadratura in cui il soggetto non passerà davanti, perché dovremo andare ad ancorare il nostro testo ad un elemento che non verrà mai coperto durante lo svolgersi della scena. Quindi per esempio, se devo andare a creare un tracciamento, non lo vado a creare qua dove so che il soggetto passerà davanti. A questo punto andiamo a selezionare il nostro testo, lo andiamo a modificare e anche a rimpicciolire se vogliamo. Ora seleziono la clip della persona che cammina e utilizzo di nuovo lo strumento tracciamento, monitoraggio di movimento. In questo caso prenderò la selezione e la andrò a spostare in una linea scura, in modo che faccia da reference, quindi da referenza, e che non venga appunto mai coperta o tagliata dalla scena. Quindi faccio clic su avvia il tracciamento. Chiaramente qui si cammina per diverso tempo, in questo caso si andrà a perdere quindi il nostro punto di riferimento, e dovremo farlo, come in tutti i casi, ogni volta che il punto di tracciamento viene perso. Ora seleziono la mia clip, utilizzo negli strumenti AI il ritaglio intelligente o l'AI portrait e vado a duplicare la mia clip. Tasto destro, duplica. In una delle due clip, in quella sopra presumibilmente, andiamo a disattivare l'AI portrait e la portiamo al di sopra del testo. Il risultato alla fine sarà questo. Bene, il video di oggi è finito qui. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato tutto il tutorial. Se volete supportare il canale, non dovete fare altro che lasciare un commento e iscrivervi, attivando anche la campanellina per ricevere le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!